Ben ritrovati su Meteo Giugiacci da Giuseppe Stabile. Continua l'anomalia barica sul comparto europeo e questo determina ancora il persistere di una pressione inferiore alla norma sul Mediterraneo e sulla nostra penisola, con instabilità che si sta manifestando soprattutto nelle ore pomeridiane in prima serata. Ma nei prossimi giorni subentrerà una complicazione a causa dell'avvicinamento dalla penisola iberica verso le Baleari di una depressione, di una blanda depressione, che andrà però in fase con un nucleo di aria fresca in quota proveniente dall'Europa nord-orientale. E questo comporterà la formazione di una unica circolazione depressionale che avrà un minimo assuolo sul Tirreno nella giornata di mercoledì 14 giugno. Ma vediamo in dettaglio il tempo previsto per i prossimi giorni partendo da martedì 13 giugno. Non vi mostro la cartina con la consueta simbologia per un problema tecnico. Comunque vi dirò che per martedì 13 giugno sulla nostra regione avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso per l'intera giornata, con addensamenti anche consistenti nelle aree interne montuose, segnatamente nel corso del pomeriggio, dove non si esclude la possibilità di rovesci anche a carattere di temporalesco. La probabilità che i fenomeni si estenderanno lungo la costa, come è accaduto nei giorni scorsi, sarà minore nella giornata di martedì 13 giugno. Le temperature non subiranno particolari variazioni, la ventilazione debole, mediamente occidentale, il mare quasi calmo o poco mosso. Per mercoledì 14 giugno, iniziali condizioni di cielo poco nuvoloso o irregolarmente nuvoloso, ma con tendenza al rapido aumento della nuvolosità a partire dalle aree costiere per l'avvicinarsi della circolazione depressionale che ho parlato poco fa, con annesso fronte perturbato, perturbazione che interesserà la nostra regione dalla serata di mercoledì 14 e per l'intera giornata di giovedì 15 giugno, determinando precipitazioni anche abbondanti, senza escludere fenomeni di forte intensità nel corso della notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 giugno. Le temperature subiranno una diminuzione, soprattutto nella giornata di giovedì, con ventilazione dapprima meridionale nel corso della giornata di mercoledì, con rotazione a libeccio nel corso delle prime ore di mercoledì, rinforzando moderatamente. Il mare da poco mosso ha mosso. Le temperature, come abbiamo detto, subiranno una diminuzione e saranno inferiori alla norma nella giornata di giovedì. Per giovedì poi, dalla serata, la ventilazione ruoterà da nord-ovest e quindi avremo delle schiarite nel corso della serata di giovedì 15. Questa residua poi, diciamo, instabilità ci interesserà anche nella giornata di venerdì 16 giugno, con precipitazioni segnatamente nelle aree interne montuose nel corso del pomeriggio, questo con parziali sconfinamenti anche lungo la costa. Poi in serata dovrebbe migliorare ovunque. La tendenza successiva per il fine settimana 17 e 18 giugno, come possiamo apprezzare su questa cartina prevista per sabato, la depressione dal Tirreno si allontanerà verso la penisola ellenica definitivamente, quindi determinando un miglioramento sulla nostra regione con ventilazione che si disporrà dei quadranti settentrionali. Nel contempo, l'anticiclone nordafricano si espanderà verso nord, interessando dapprima la penisola iberica e successivamente gradualmente si porterà sulla nostra penisola, interessando anche la nostra regione. Dunque, dal fine settimana avremo un miglioramento graduale delle condizioni, con il sabato che avremo ancora condizioni di stabilità lungo la dorsale appenninica, mentre la giornata festiva, quella di domenica, la fenomenologia tenderà ad attenuarsi sensibilmente, solo qualche piovasco probabilmente nel corso del pomeriggio nelle aree montuose. Poi, dalla prossima settimana, le analisi ci mostrano una tendenza che vedrà l'anticiclone nordafricano inglobare la nostra penisola e probabilmente proprio in coincidenza con l'inizio dell'estate astronomica, il 21 giugno, quindi parliamo di mercoledì della prossima settimana, potrebbe iniziare la prima vera ondata di caldo di quest'estate 2023. Ma per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiugiacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.